Tanto tempo fa, ma tanto davvero, usavamo le candele o le lampade a olio per illuminare le nostre case. Poi a un certo punto è arrivata l'elettricità, sono arrivate le lampadine e sono arrivati gli scettici. No, io questa tecnologia non la voglio usare, ci hanno messo troppo poco a svilupparla, non so cosa c'è dentro ai cavi. Mi ha detto mio cugino che una persona su 1 milione prende la scossa quando usa l'interruttore. Mi ha detto la signora Pina del piano di sotto che il governo usa la luce elettrica per spiarci quando siamo in casa. Io continuerò a usare le candele, e le persone dicevano: ma guarda che le candele sono anche più pericolose perché la tua casa si può incendiare. No, è una mia scelta, se si incendia a casa mia sono affari miei, ma guarda che poi magari propagare l'incendio anche alle case vicine. No, non me ne frega niente, la libertà, il diritto alla scelta, la democrazia. Per fortuna, nonostante questi oscurantisti, nel vero senso della parola, il progresso andrà avanti e adesso usiamo sempre l'elettricità e le lampadine. Cosa c'entra questo col coronavirus? C'entra perché 6-8 mesi fa, quando in tanti, me compreso, avevamo detto che i vaccini mRNA erano il futuro della medicina, perché anche la medicina progredisce, molti non ci hanno creduto e non credevano che questa tecnologia fosse affidabile, che è solo sperimentale. Non è così, tanto è vero che Moderna, sì, proprio una delle case farmaceutiche che ha sviluppato i vaccini anti-Covid, sta sviluppando un vaccino contro l'HIV finalmente, proprio a base di mRNA, utilizzando la stessa tecnologia dei vaccini contro il coronavirus. Vedi che funziona?